Buongiorno, io sono Fabrizio Ordone, mi occupo da circa 20 anni dei finanziamenti per le trasformazioni territoriali del comune di Settimo. Questo, diciamo, è uno dei primi progetti su cui ho lavorato. Il parco tangenzialmente nasce come idea alla fine degli anni 90 perché i comuni di Settimo e di Borgaro si rendono conto di non avere spazi verdi adeguati alla loro crescita e soprattutto adeguati a un riequilibrio ambientale tra l'espansione del secondo dopoguerra fino alla fine degli anni Ottanta e gli spazi di fruizione, ma anche in termini di riequilibrio ambientale, di corridoi ecologici, di uno sviluppo sostenibile del territorio. Il progetto preliminare è un progetto che prevede più di 1,5 km² di territorio, 150 campi da calcio, e si sviluppa dal Po, quindi dal Po, in parte sul territorio di San Mauro, fino a Borgaro, fino a quello che era già esistente all'epoca, che è il Parco Cipressi in Borgaro. Nel Parco Tangenziale Verde viene ricompreso anche il Parco Laghetti Falchera. Vuole essere una contrapposizione con quella che è la tangenziale grigia di Torino. È un progetto lungo, di lunga visione, che non è ancora concluso e che continua ad andare avanti. Quello che è importante è che questo parco intercetta ciclovia Vento, che va da Venezia a Torino, per cui Vento, e quella che è la ciclovia di interesse regionale della Corona di Delizie, l'insieme delle regge reali che stanno intorno a Torino, e c'è una pista ciclabile che è lunga 90 km che le unisce tutte. È stato fatto il primo pezzo, è stato fatto quello del Parco del Po, che oggi si chiama, è stato intitolato a Giovanni Ossola. Successivamente è stato realizzato il Parco Castelverde, il Bosco del Fornacino e il Parco Europa, che sono oggi nel comune di Mappara. Il Parco Laghetti Falchera è stato realizzato nel 2020 con i fondi PON. Nel 2014, sempre con i fondi FESR, è stato realizzato il primo lotto del Parco Berlinguer. Con fondi sempre del PNRR si sta rimboschendo l'area, sia in parte l'area del Cicco Mendez, sia un pezzo dell'area del lago di Borgaro o lago del Villaretto. Tanti soldi, tanti anni, quindi anche tanto lavoro. 2 miliardi di euro. E il reperimento dei fondi. Tutti i lavori vengono fatti grazie dei fondi o europei o ministeriali, quindi italiani, attraverso dei bandi. Che si presenta un progetto, il ministero valuta la qualità e la coerenza con quello che chiede il bando del progetto presentato. Se lo ritiene meritevole, finanzia, cioè dà i soldi all'amministrazione per realizzare, per procedere. Viene negli uffici tecnici, chiede di sviluppare il progetto secondo i criteri del bando, ovviamente. Il pezzo tecnico funziona che si inizia fisicamente a disegnare e a capire che cosa si potrebbe proporre. Parallelamente, questo va avanti insieme a capire quanto costa quello che ti immagini. Questo significa poi costruire degli elaborati, si chiamano computi, quelli per capire quanto costa un oggetto. Viene portato all'approvazione della giunta o del consiglio comunale, quindi diventa a tutti gli effetti un documento ufficiale di opera pubblica. Gli uffici tecnici del comune indicano una gara e questo significa che le ditte, le imprese che fanno queste attività propongono una loro offerta. Il comune si riunisce, valuta queste offerte e sceglie uno dei candidati a cui affida l'appalto dei lavori. Da lì inizia una seconda fase, l'esecuzione dei lavori, quindi c'è una figura, io sono sia un progettista che un direttore dei lavori. Si conclude questo processo con la fine dei lavori e l'inaugurazione, il taglio del nastro. Vanno accompagnati almeno per un po' di anni ed è quello che è successo grazie alla realizzazione che è stata fatta con una gara particolare in cui
l'impresa che l'ha realizzato ha anche garantito la manutenzione, le innaffiature, le potature, i tagli dell'erba. Le strutture del parco quindi sono sostanzialmente dei sentieri e delle aree boscate o dei viali, e anche un ponte. Era una chiave importante perché consentiva il collegamento all'abitato di Villaggio Fiat a questa nuova zona verde. Era un elemento strutturale fondamentale. I principi su cui si sono basati i criteri della progettazione sono individuare un elemento che avesse un valore ambientale su vari aspetti, e quindi la riduzione degli inquinanti, la funzione dell'ombreggiatura. Sentiamo tutti questi problemi oggettivi che il cambiamento climatico sta evidenziando, e quindi il fatto di avere una superficie coperta da alberi che crea dell'ombra ha dei vantaggi non solo sulla nostra percezione ma anche sul microclima che in quella zona si può percepire in un raggio di almeno 500 metri. Quell'area mantiene un'umidità maggiore, per cui abbassa anche di 1-2 gradi le temperature delle superfici pavimentate, edificate che ci sono intorno. Un altro elemento importantissimo è la continuità del corridoio ecologico. Tutta quella fascia che vi ha presentato Fabrizio costituisce a una scala più grande un percorso che gli animali che ancora vivono nel nostro contesto periurbano, cioè intorno alle grandi città, alle metropoli come Torino, e quindi il nostro parco Bordina diventa un tassello di questo puzzle, di questo corridoio che consente anche queste funzioni vitali ad altre specie. I risvolti economici: c'è sempre un tema della vendita delle quote di CO2 assorbita, perché questo parco produce un elemento chimico che ci è di fondamentale importanza, l'ossigeno. In una logica diciamo di economia, ad un certo punto si è anche immaginato che questo potesse essere monetizzato come una sorta di fabbrica, di produttrice di una materia prima, una sorta di moneta di scambio. Però se attendere è quello che il paesaggio potrà offrirci. Forse più rispetto e più attenzione sia da parte del fruitore, sia da parte dell'amministratore, sia da parte di chi. Di lavoro faccio l'architetto paesaggista, quindi mi occupo di passare alla realizzazione, cioè a progettare e a seguire i lavori per poi arrivare agli oggetti di cui voi fruite. Ma la nostra linfa vitale di progettisti deriva da quelli che sono i reali bisogni e le reali fruizioni che le persone che poi frequentano i posti fanno. Ho immaginato delle cose più che da progettista, da fruitore, quindi mi interessa capire se abbiamo centrato l'obiettivo tutti quanti, anche con chi si è fatto portavoce dei bisogni dei cittadini. Ho seguito vari progetti, tra cui quello di cui voi state analizzando nel particolare, che era chiamato Parco Bordina, oggi è stato rinominato Parco Berlinguer. L'attività era grandissima in termini di progettazione perché partivamo da un campo agricolo. Per quanto il piano regolatore lo destinasse a parco, significava destinare una superficie a una funzione completamente diversa. Quello che abbiamo tentato di fare, visto che una parte è rimasta agricola e la parte vicina e una parte industriale, è stata quella di creare una sorta di filtro tra l'urbanizzato e il contesto più agricolo, cioè di individuare un oggetto naturale che però consentisse la fruizione delle persone, perché evidentemente non è più così consueto oggi andare a camminare in campagna. Ecco, invece questo oggetto qui vi dà la possibilità di
fare questa esperienza ed era esattamente quello che l'amministrazione, i contenuti dei bandi a cui abbiamo partecipato per il finanziamento cercavano di stimolare. Oltre a tutta una serie di temi ambientali chiaramente, no? Perché è molto piantumato, questo per andare a creare anche un polmone, da lì un polmone per la città, da lì il nome del bosco in città. In quell'occasione quindi sono stati realizzati anche dei percorsi, sono stati messi a dimora degli alberi di diverse grandezze, era stato molto contestato, ecco. E abbiamo realizzato dei viali che immediatamente erano stati piantumati con alberi abbastanza grandi, ma non possono mai essere enormi, no? E poi anche per poter gestire correttamente lo sviluppo del bosco e i fondi che avevamo a disposizione, le parti interne erano state piantumate con alberi più piccoli. Ci è voluto un po', almeno 3-4 anni, ora che questo bosco ha veramente preso la sua dimensione, le sue caratteristiche. Allora amministrazione ha voluto tagliare un pezzo, quindi il progetto aveva una superficie molto più ampia, almeno 11 o 12 ettari e siamo arrivati a 7, perché in allora c'era un'ipotesi di fare degli impianti sportivi. In pratica il progetto prevedeva anche il rimboschimento di tutta questa parte con una tecnica di semina. Noi progettisti eravamo esaltatissimi perché questa cosa ci consentiva di andare a lavorare su quest'area con un criterio ancora più sostenibile, nel senso che lì la crescita sarebbe stata simile a quella spontanea. E ahimè siamo stati tarpati, quindi sì. Capita anche questo. Poi per fortuna non si è avverata questa ipotesi di impianti sportivi in quest'area. Un paio di anni fa, con Città Metropolitana di Torino, è stato realizzato un impianto forestale, quindi come dire, l'amministrazione attuale ha in qualche modo ricordato quello che era la prima ipotesi del progetto con altri finanziamenti a completare quest'area come parco, come rimboschimento. Anche c'erano nel progetto delle zone umide. Le zone umide hanno un'importanza fondamentale in termini di ecosistema. E sono anche molto difficili da gestire perché ci va la presenza di acqua. In allora non era ben vista questa proposta progettuale per i temi di confrontanza con l'urbano e quindi era stata molto ridotta la disponibilità economica su questo intervento, tant'è che oggi dobbiamo tornare a ripristinarlo.